Caro Padre Roman, ringrazio te e tutti i tuoi confratelli cappuccini, in particolare l'equipe di pastorale giovanile e vocazionale, per l'onore che avete concesso alla mia congregazione e alle altre due presenti a San Giovanni Rotondo di animare il Santo Rosario di questa sera. Ciascuna delle tre comunità è al servizio di questa città con il suo carisma. Le mie consorelle, attraverso l'impegno a testimoniare la Divina Misericordia e a servirla negli altri, portando sollievo a chi è nella prova della sofferenza fisica, morale e spirituale. Le suore degli altri due istituti, mediante l'encomiabile impegno della formazione umana e spirituale dei bambini. Ognuna delle tre comunità, inoltre, è legata da uno speciale e forte vincolo con la figura e la spiritualità di San Pio da Pietrelcina, la cui profonda devozione alla Madre di Dio e Madre nostra è per noi testimonianza ed esempio. In particolare partecipiamo questa sera alla gioia delle sorelle francescane immacolatine nel giorno del 13° anniversario della beatificazione di colei che è considerata la madre ispiratrice, la Beata Teresa Manganiello, di cui si celebra la memoria liturgica, in attesa di vederla presto riconosciuta santa per la Chiesa universale. Per questo ora, ponendomi alla sequela del Santo che ha santificato questo luogo con la sua vita e con il suo ministero sacerdotale, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, insieme a tutte le consorelle consacrate e a tutti coloro che partecipano alla recita del Santo Rosario. Recitiamo assieme la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In Lui troviamo casa, con Lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora, fratelli e sorelle, vediamo insieme un video che ci introduce nella riflessione